No, e tocca a No, te. ti sei rimasto bene così. No, non lo dico neanche sotto tortura. Ma è vero che sembra un po' Odino, il papà di Thor, papà con questo ciuffettino. Scrivetelo nei commenti. Ma è sempre il video vecchio No, no, questo. questo è il nuovo. Dei capelli, Ah, quello dei giustamente. capelli. Ok, Cioè, sì. papà, perché sei come Brad Pitt? No, Questo perché era sei la. come Odino. Ok, vai. Ok, allora. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, se siete nuovi benvenuti, mi chiamo Gemma Cock e faccio video su tante cose, quindi se ancora non l'avete fatto fate clic sul pulsante qua sotto con scritto iscriviti per restare connessi con me e con il mio mondo e se fate clic anche sulla campanellina vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un video. Oggi sono qua, comunque questa non è neanche una lezione, è intervista forse? Un'intervista con Ok. Papi. Oggi sono qua con mio padre, il dottor Giuseppe Cocca, e parleremo di una pratica interessante. È curiosa. Allora, io ho letto che Brad Pitt non si lava. No, non si lava in generale, non si lava con sapone, col sapone, si lava soltanto con l'acqua. E c'è Ok. proprio un movimento che si chiama No Poo Movement, quindi poo sta per poo di shampoo. E quindi tutte queste persone che hanno deciso, diciamo, di eliminare tutti i prodotti con agenti schiumogeni aggressivi, quindi insomma shampoo e saponi, e quindi riuscire ad arrivare a un metodo di lavaggio più naturale possibile. E poi ho scoperto che pure tu stai facendo questa cosa, da quindi parliamo un po' di questi capelli. Da quanto mesi non li No, lavi con adesso lo quanti sono? shampoo? 8 mesi, non mi ricordo, sette-otto Neanch'io, mesi. però un po'. Sette-otto mesi. Quindi sono 7-8 mesi che ti lavi i capelli solo con l'acqua. E a No, volte. Ah. acqua e normalmente con acqua, se no acqua e bicarbonato, cioè acqua calda e bicarbonato, o se no una volta alla settimana, ogni 10 giorni, acqua, bicarbonato e aceto di mele. Ok, come ti è venuto in mente di fare questa cosa? E questa è una cosa che ho fatto la prima volta che tu non eri nata, sotto i Bene. 30 anni. Ah. No, no, sopra i 30 anni quando ho scoperto l'igiene naturale, perché nell'igiene naturale si dice una cosa molto importante. Se una cosa, se un prodotto non lo puoi mangiare, rifletti se lo puoi mettere sulla pelle. Perché la pelle si può nutrire di tutto quello che noi gli mettiamo sopra. Allora il discorso è questo. È sicuro che tutto quello che inventiamo sulla pelle potremmo mangiarlo? No. Se non possiamo mangiarlo, vuol dire che a livello aggressivo ci può aggredire attraverso la pelle. Questo come discorso generale, poi c'è il discorso delle convinzioni sociali, l'odore, capito, sentirsi puliti, eccetera. L'ho fatto per 6 mesi, verso, penso, una trentina d'anni fa. Stavo bene perché all'epoca ero completamente crudista, allora non c'erano odori, poi piano piano mi sono staccato e ho ricominciato, diciamo, quello che potrebbe essere la routine anche nel lavarsi, eccetera. 8 mesi fa, invece, ho pensato, siccome i capelli, cioè, mi davano fastidio, cioè molte volte li dovevo lavare spesso perché sennò diventavano unti, diventavano eccetera. Diventavano eccetera, che cosa? Diventavano Vabbè, non dilunghiamo sui fatti. Allora ho pensato, siccome avevo letto qualcosa di molte persone che non si lavavano i capelli, mi ricorda un qualcosa, e perché succede? Se non li lavo, che mi succede? Perché l'unico mio pensiero non lavandoli era il discorso dell'odore. Ho detto, se non è, cioè, e a te ti ho usato sempre come Sì, cavia. lo so. Come cavia. Allora ho incominciato i primi tempi a lavarmi con acqua e bicarbonato e le cose andavano più o meno bene. Non ero soddisfattissimo perché i capelli non è che erano, però era Vabbè, andato, hanno il loro andavano. periodo di crisi, Loro periodi di quando. crisi, però sono andato, eccetera. Poi dopo un mese mi sono accorto che i capelli erano più forti e crescevano di più, cioè mi sono aumentato, diciamo, per centimetro, sono aumentato il numero di capelli, sono diventati più folti, più lucenti. Si era andata a quello che si chiama la fo, come si chiama? Forfora? La forfora, si chiama forfora, Sì, sì. parlava la stessa cosa, sì. Se ne forfora, eccetera, e sono molto più. E poi, cioè, tengo te che ogni tanto, intanto senti l'odore. No. E adesso sono 3 giorni che non li lavo neanche con l'acqua. E ho scoperto che è una cosa fattibile. L'unica cosa per chi lo vuole fare è stare attenti a questo, almeno per la mia esperienza personale. Se non è associato un buon modello alimentare, non so quanto possa funzionare bene. Certo.
Però se associamo a questo un buon modello alimentare, almeno le spese di shampoo, eccetera, non ci sono. Mentre il resto del corpo utilizzo un minimo di saponi di alta qualità per le zone intime, le parti dove c'è più sudore, tra virgolette, ma in maniera molto veloce, però per togliere quella cosa che potrebbe dare fastidio. Mentre cerco per il resto del corpo di utilizzare l'acqua che scende dai capelli per quello che è la maggior parte della pelle. E anche la scelta di lasciar crescere i capelli, mi la, dicevi ecco, che era la cerca delle pelle, scritta. No, questa era legata ad una cosa che ho letto nel passato sui pelle rossa, che dicevano che i capelli sono delle antenne che ci tengono in collegamento con l'universo, ci collegano all'universo, come le stesse corna delle mucche, eccetera, sono strutture, antenne, però qua entriamo in qualcosa che non è scientifico, è qualcosa di molto personale. Ho provato a vedere, cioè, cosa succede con questi capelli, non so quanto sia cambiato, però riesco a sopravvivere, cioè nel senso avevo paura con l'estate sentissi troppo caldo, i capelli sudati, invece è tutto normale. Io ho passato anche dei periodi, se ti ricordi, con la testa completamente rasata, sì, tagliati corti, eccetera. Adesso valutiamo. Bello. Che altro si può dire di questa cosa? Che altro si può dire? Puzza o non puzza? Se diventano unti? Non diventano assolutamente unti? No, no, cioè, quello devo dire no. Tocca. Se li studio e te li guardo, no, no. Cadono tanto? No, non cadono assolutamente. Sono intrecciati? Come? Sono intrecciati? Assolutamente no. No, no, per niente. No, io oltre a non lavare, però capito, poi sono esperienze che uno fa, si dovrebbe vedere se c'è un movimento, perché non faccio parte del suo movimento, però leggere esperienze di altri, io quando, dopo averli lavati, li spazzolo bene e poi li lego. Cioè non li asciugo neanche, non faccio niente, cioè li spazzolo e li leggo, perché sennò ho paura che vanno da tutte le parti. Ma io questo invece lo farei fare, perché secondo me quelle volte Non li asciuga però spesso. No, lo farei, non asciugarli, lascerei sciolti, perché a volte se i capelli si impregnano di più di un odore che non è un cattivo odore, è semplicemente odore di capello, è perché stanno legati. Potremmo provare. Quindi provo a sciolti. Prova ad asciugarli sciolti? Sì. Al mare magari, sai, fai la si può anche fare. Okay. Va bene, tutte le tue curiosità vanno a posto, sei contenta, hai fatto il video sui capelli di papà. Sì. Che altro si può dire? No, la cosa strana, capito, è che migliora la qualità. Noi pensiamo che lo shampoo li pulisca, mentre in realtà senza shampoo, chiaramente stiamo parlando acqua, bicarbonato, eccetera, perché li ho usati? Perché ho letto in rete che molti lo usavano, non è che ci sono stati altri motivi. Cioè molti, ho letto pure dell'acqua di argilla, però non l'ho mai usata. Sì, sì, no, ma questa cosa l'avevo studiata, anche io se non sbaglio 2 anni fa che mi ero interessata, e avevo letto infatti che gli agenti schiumogeni sono molto aggressivi, quelli degli shampoo, e col fatto che tu più te li lavi e più il capello tende a far tornare, no, diciamo, e gli togli la protezione, poi cioè gli togli la protezione, togli la protezione, è come ne, se ne fa in sì. eccedenza, non so perfetto. Come dire, sì, e quindi io l'avevo provato 2 anni fa, sono stato andata? Un mese, però non ho fatto solo acqua, e secondo me la cosa che ho sbagliato è che lasciavo che l'acqua scorresse, non li trattavo come se avessi lo shampoo, li facevo solo con l'acqua corrente, e quindi sì, anche all'aspetto erano molto molto belli, non erano unti, solo che al tatto io non mi piaceva. Ma adesso puoi riprovare. Ora che so questa cosa del... Così risparmiamo anche sulle pezze di shampoo. Potrei riprovare. E voi avete mai provato, avete mai sentito parlare di questo movimento, cosa ne pensate? Tu vuoi sciogliere i capelli e fai Rapunzel? Assolutamente no. No, comunque sono molto lunghi, almeno questo lo facciamo vedere. Ora sono pure ricci i capelli di papà e dietro sono anche scuri. Ok. Belli. Prossima pubblicità della Pantene, mo ti chiamo. Va bene, e allora noi ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto mettete i mi piace e ciao. Un saluto a tutti. Ok.